Ciao di nuovo a tutti quanti. Oggi Paciugo Pedia, seconda edizione, terzo look. Questi sono gli occhi. Il mascara è una bomba, secondo me. Cioè, guardate che razza di ciglia. Sono tre passate. Dopo vi faccio vedere che prodotto è. Ma per me vale tutti i soldi che ho speso. È formidabile. E sono solo prime impressioni perché l'ho usato 2 volte, però ragazze, wow. Vi lascio giù nell'info box il link al blog di Sara Paciugo, sì, Beauty Buzz, che ha creato il Paciugopedia, e io inizio subito a farvi vedere i prodotti che ho usato. Sarà un tipo un face of the day, quindi vi faccio vedere sia la base che i prodotti che ho usato per il look. Sono comunque quasi tutti prodotti che sto usando per gli usati della settimana. Non ho sconvolto più di tanto, anche per questa cosa sono molto contenta. E inizio subito a farvi vedere i prodotti e spero di non essermi dimenticata niente. Come base? Allora, come base ho usato questo Essence Stay All Day Concealer 12 ore Long Lasting. Pagato 2,99 euro. Qualche mese fa, ed è un prodotto da 7 millilitri. Dov'è che è qua? Con 6 mesi di PAO, nella colorazione 20 soft beige, che io sto cercando di terminare perché mi fa irritazione sotto le occhiaie e quindi lo uso sui brufoli. Lo so che non vedrete niente perché ho il sole che mi spara flash. Però è pomeriggio, ma a me basta farvi vedere principalmente gli occhi, che comunque il colore è fedele e si vede. Quindi questo per i brufoli e questo fondotinta, che non sono più abituata ad usare i fondotinta, sinceramente, di Catrice, il Photo Finish, nella colorazione 20, anche questo rosy beige. È un fondotinta da 30 ml con 12 mesi di PAO. Che bene che si vede, l'inci fa pietà, lo so, però ha l'erogatore a pompetta che a me piace, però molte volte non prelevo il prodotto perché l'ho quasi finito. Cioè, ho tutti i prodotti sugli angoli, più che angoli, sul bordo, sul contorno del prodotto, ma non ho il prodotto in mezzo e quindi la pompetta fa fatica a tirare sul prodotto. E si chiama Photo Finish 18 ore Liquid Foundation, è una tinta riflettente con pigmenti oil free e dermatologicamente testata. Vediamo se riesco con un po' di zoom a farvi vedere tutto. Eccolo qua. Questo finché non lo termino, ve lo cuccherete. Come contorno occhi, sempre lui, il Match Perfection della Rimmel, colorazione 030, classic beige. È un prodotto da 7 ml. No, sono tornata indietro. Ups, aspettate che vi faccio venire il mal di mare con la precarietà. Che si intravede 0,30 e anche i 7 ml. Più di così non ce la faccio. Questo prodotto lo vedete anche nei promossi e bocciati. Lo metterò per me nei nì, per il semplice fatto che copre abbastanza bene le occhiaie, ma non chi ha proprio delle occhiaie scure. A parte che sono gonfia qua perché sono grassa, quindi ho trippa qui sotto. Però non mi copre tanto bene le occhiaie e se le avete particolarmente secche vi risalterà anche le righette d'espressione o proprio irritazioni, se ce l'avete. Vabbè che non dovete mettere prodotti quando avete il viso o parti del viso irritate. Però se ne state venendo fuori, non avete più irritazione, ma comunque avete il contorno occhi segnato, questo vi risalta molto le lineette, quindi tutto sommato non è che mi abbia coinvolto e mi abbia lasciato
un segno indelebile, nel senso sì, questo lo riprenderò sicuramente, quindi no, assolutamente. Mi metti a fuoco, bella, brava. Ho queste molettine per cercare di tenermi i capelli più attaccati possibile che mi stavano venendo davanti agli occhi. E poi dopo, sempre come base, per la base, insomma, ho finito, alleluia, il blush splash della Bella Oggi nella colazione 03. C'è ancora qualcosina dentro, ma sinceramente pucciare col dito dentro mi sono stufata e quindi per oggi posso dire concluso un prodotto. Evviva! Allora, partendo adesso con la parte che più riguarda questo trucco, gli occhi, che ve li faccio vedere di nuovo se vi interessa. Colori molto autunnali, infatti fuori c'è un sole. Vabbè che dovrò andare fuori stasera, però se dovessi andare fuori adesso mi sentirei un po' a disagio. Usata la solita base dell'Avon, il primer light beige. Ormai finché non finisco questo non uso altri primer, come vedete. È sempre più scavato. Nel giro di 2 o 3 mesi dovrei farcela, terminarlo. Ah, mi sono dimenticata della cipria per opacizzare il tutto, e sempre la medium, non ve la faccio vedere perché è piena, è tutta, siete sbriciolate, quindi già che vi ho fatto così mi saranno venute giù tutte i granuli sull'apertura, quindi sarà una bestemmia domani aprire, non dico bestemmie, però sarà, imprecherò domani per aprire il prodotto per evitare che mi venga fuori tutto. Per le sopracciglia ho usato sempre i soliti prodotti tranne l'highlighter di Catrice, che anche quello è nel mio progetto smaltimento mentale, ma oggi non l'ho voluto usare. Quindi ho usato sempre la Be Basics, la matita sopracciglia 02, eccola qua, presa da Limoni ancora tempo fa, e l'Essence Lash Brow Gel Mascara, quello da sempre 9 ml se non erro, sì. Sono riuscita a togliergli via il tappino, togliere via il tappino della confezione, quindi adesso ho tutto il prodotto rimanente da prendere e ritorno indietro per farmi mettere. Ok, per essere a fuoco e quindi questo qua. Spero di terminarlo perché sapete che non è che mi piaccia più di tanto. Allora, l'ombretto scuro che ho su tutta la palpebra mobile l'ho presa dalla palette Kiko, che dopo vi farò la recensione, la Color Impact, pardon, e Shadow Palette. La 02 Street Taupe Variation. Ormai ne avrete due borse così perché saranno tipo 4-5 video che vi faccio vedere sempre questa palette e ne vedrete un altro, quindi portate pazienza. Questi sono i colori e ho usato l'unico matte della palettina che è quello che più mi piace della palette. Colore, basta che appoggiate appena la punta del pennello e colora tanto. Non sfarina, cosa che invece gli ombretti glitter fanno. Mi sa che vi faccio qui la recensione, visto che ci sono. E dovete stare attenti con i glitter, perché comunque se non li dosate bene, vi ritrovate il viso effetto palla da discoteca. Ovvero, sarebbero anche carini. Sono pigmentati, sono dei colori che alcuni li potete trovare anche da Essence. Ad esempio, adesso finisco di farvi gli swatch, anzi swatches, e questi due, l'argento e il rosa glitterati, li potete trovare anche nella linea 3D di Essence, che non penso siano usciti quei due colorazioni. E queste invece sono i colori, i primi tre. Si vedono molto bene un nocciola, un grigio e il matte, e qua sotto vedete che comunque si vedono argento, rosa e anzi, questo è il marrone, pardon, e questo è il nocciola. Non sono uguali per niente.
Sono pigmentate, l'avevo presa a 7,90 € ancora in saldo, ancora a marzo dovevo averla presa, o a fine febbraio. E se la trovate ancora, per me è una palette su cui puntare. Però se non vi piacciono gli ombretti glitter, no. Avere solo un prodotto matte, che poi peraltro è scuro, perché è scurissimo, cioè... Lo usate per definire la piega dell'occhio, altrimenti per questo look per farvi l'occhio scuro, ma io non sono amante di questi trucchi scuri scuri scuri. L'ho fatto perché volevo continuare il paciugopedia, però io l'avrei saltato questo perché non è un trucco che mi piace, non per come mi rimane nell'occhio, perché comunque gli occhi sono sì risaltati. Forse non risalta tantissimo il verde stasera, perché adesso il verde ce l'ho perché c'è tanta luce. Però non so, non mi ispira. È più autunnale, ecco, questo posso dirvi. 12 mesi di PAO, 10 grammi. Per me queste sono le migliori palettine Kiko che io abbia visto nella mia esistenza. E con questo non dico altro. Poi, per fare il viola sopra per sfumare, ho usato di questa palette NYX New York Color, il solito Borgogna. Anche questa è una di quelle palette che faccio una fatica assurda a terminare. Ha un po' di sbrilluccichini, però non si notano, almeno quello. Perché ho terminato il beigeolino qua perché era un colore che usavo sempre. Ma non mi entusiasma. Questo allora l'ho usato il Borgogna su tutta la piega e nel condotto lacrimale ritorno con la palette Dark Heroine 02 in rosa. Così si vede il rosa. Così vedete anche i pennelli. Ciao pennelli. Anche sotto ho usato sempre il marrone scuro. Con la matita di Catrice Coco Jal, si chiama 140 Chalk Waves. Questa per fargli da base, ma non è che mi piaccia tantissimo. È una matita da 1,1 grammi, 36 mesi di PAO, 140 Chalk Waves. Bene, per l'ombretto che metto sempre qua, sempre il solito di Catrice. Il mono della Limited Edition Neon Geisha, che ho fatto finalmente il buchino. Si vede. Non mi piace tanto perché ha glitterini questo ombretto. Sfarina un po'. Ovviamente non si vedrà una cippa perché comunque il colore della mia pelle è un poco più chiaro, ma almeno questi sono i colori che io nel giro di 2 o 3 mesi finisco. No, 2 o 3 mesi no, ma 6 mesi sicuro. E che abbia già raggiunto la cialdina, come vedete c'è un buchettino là grigio, mi rende orgogliosa di me stessa. Matita nera all'interno dell'occhio, sempre questa di Rimmel, che è ormai la Scandalize 001 Black, sta diventando sempre più piccolina e non vedo l'ora di terminare perché mi fa schifissimo, cioè non so se mi cola, non resiste all'interno dell'occhio, no, bocciata, basta che non mi sporchi io, proprio no. No, no, non andrei più a spendere 7,90 € per una matita del genere. Poi, per fare il bello di questo trucco era che nella palpebra mobile dovevate avere un colore opaco e poi ci sono questi glitterini. Sapete che a me, uno, i glitterini non mi piacciono. Due, non uso tantissimo gli eyeliner, li uso sì, ma se uso il nero principalmente. Allora, cosa ho fatto? Ho fatto un mix degli unici ombretti glitter che ho di questo colore, che non è neanche uguale, però vabbè, non vado a prendermi dei glitter argentati. Allora, ho usato il primer della Essence che avevo preso da poco anche con la fuoriuscita di questa linea Color Arts, anzi, scusatemi, e i base, e l'ho fatto a mo' di eyeliner, nel senso che ho preso un po' di questo composto
da 7,3 grammi. Dai, si vede, dai, tutto sommato. E ci ho messo i glitterini della Essence Pigmento. Questo qui, che è uscito dalla produzione, numero 04. Vedete, 2,9 grammi. Questi qui. Questa meraviglia qui. Sono proprio pigmenti allo pigmenti glitter allo stato puro, cioè più glitter di questo non so che cosa possa esserci. Quindi almeno mi è tornato utile. E ultimo prodotto per gli occhi, io vi straconsiglio sto mascara, cioè ve lo straconsiglio, se lo volete prendere bene altrimenti ami. 3,59 euro, io l'ho pagato 3,23, lo avete visto nell'haul della Essence della nuova collezione, questo qui. Essence Maximum Volume. Come si chiama? Maximum Volume mascara. Cioè, si vedono le mie ciglia, per non dire una parolaccia, però veramente. Guardate che roba. Non fa l'effetto volume, però chissene. Ma che mi incurvi le ciglia senza utilizzare un piegaciglia che io non ho. Incurva le ciglia, me le pettina, me le colora perché sono nere e non mi hanno fatto grumi per adesso, spero che non lo faccia. L'ho messo anche al di sotto il mascara. Cioè, è una cosa fenomenale. A me è piaciuto soprattutto questo scovolino per il fatto che siccome ha delle setole più lunghe e delle setole più corte, permette di prendere tutte le ciglia, tutte le lunghezze. Cioè, io ho delle ciglia che sono un po' più lunghe all'inizio, dopo c'è una parte più corta perché mi sono cadute e dopo ritornano lunghe e mi stanno ricrescendo. Nulla da ridire a questo mascara. Io sono andata a scatola chiusa, ovviamente, però questo da 8 grammi e 6 mesi di PAO. Fateci un pensierino, mi piace più questo che il Lush. La Shine Wide, come si chiamava quello? Quello grigio a tubettino. Adesso lo prendo. Ah! E vabbè, ultimo prodotto che così magari non vi annoio. Il lucida labbra della Stay All Day. Stay With Me, scusatemi perché Stay All Day erano gli ombretti in crema. Stay With Me, Long Lasting Lip Gloss, e ho lo 01 Me and My Ice Cream che voglio cercare di terminare. Mi metti a fuoco? Bravo. Sono lucida labbra che adesso vi prendo dal rosso, perché avevo anche il rosso, e ne ho anche un altro, però è chiuso. Dal Kiss 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 07, 12 mesi di PAO, 4 ml. Ok, allora vi prendo l'ultimo mascara che comunque molte di voi hanno. Il Lashes Go Wide. Questo. Non l'ho più usato, devo essere sincera. Quello che ha fatto così a 5 pallini. Però per forma e per altro mi piace di più quello verde nuovo che è uscito. Questo dovrò riprenderlo un po' in mano perché molte dicono che anche Glam Hour Coma, beh, mi sono impapirata, Elisa, ciao, non so se vedrai mai. E questo video non le piaceva più di tanto perché gli venivano giù i fallout, neanche tanto il fallout, come si dice, i pezzi di mascara sulle guance, ecco. E lo riproverò, però secondo me è migliore quello verde. Poi insomma, fate quel cacchio che volete. Io l'ho preso perché io sono malata di mascara. Ne ho altri tipo 12 chiusi, sono andata a aprire quella. E ne ho 1, 2, 3. Ne ho altri due dentro la scatolina dove c'era questo. 5, ne ho 6 di aperti. E insomma, devo darmi una spicciata. Sì, il sesto è quello di pupa marrone, ma quello marrone, bene o male, è una cosa diversa. È diverso, se voglio un trucco più naturale uso quello.
Allora, senza divagare troppo, vi metto il link nell'info box del blog di Paciucopedia, della pagina Facebook. Andate a visitare Sara, è un po' assente in questo periodo, ma ha gli esami, quindi la posso capire perfettamente. Fatemi un giro nel suo blog perché è simpaticissima per come scrive. Vi lascerò anche il link della foto del blog della Makeup Artist. Ma. Della Mercapa. Makeup artist, dai, già ce la farai sicuramente. E non serve che vi faccia la recensione della palette Dark Heroine perché ve l'ho fatta praticamente in questo video. Magari ve lo metto dritto. Yes. Bella, ma secondo me troppo glitterosa. Quindi vedete un po' voi che cosa fare. E se non vi interessa, tenetevi i soldi e prendetevi altro. Andate a mangiarvi fuori una pizza, che è mille volte meglio che andare a prendere trucchi, insomma. Ciao ragazze, ci vediamo al prossimo video. Ditemi cosa ne pensate del trucco, dei prodotti che ho citato, se li avete, se li usate, se vi piacciono, se vi fanno schifo, ditemi tutto quello che volete.